Fano è pronta a trasformarsi in una destinazione turistica a 360 gradi. Avrà un nuovo look e una nuova identità. L'amministrazione comunale presenterà un rendering del centro storico per mostrare come cambierà dai parcheggi alle piazze alle piste ciclabili. È quasi pronto il progetto definitivo del Sant'Arcangelo, verrà riqualificata la zona della Darsena Borghese verso il porto e si continua a lavorare sul Teatro Romano. Il sindaco Massimo Seri e l'assessore al turismo Etienne Lucarelli hanno presentato le nuove strategie per rilanciare e promuovere il territorio. Partendo dal City Brand, Fano dovrà caratterizzarsi sfruttando le sue bellezze, i prodotti tipici locali e i rapporti internazionali. Diciamoci la verità, in un contesto come il nostro paese di luoghi straordinari, se non ci facciamo riconoscere nessuno ci scopre. Quando ci scoprono si innamorano, quindi significa che abbiamo un potenziale veramente da sfruttare. Quindi l'obiettivo va in questo senso, quindi la valorizzazione vera con l'elaborazione di prodotti turistici. Ecco, la vera differenza. Poi misureremo anche su questo i risultati, occorreranno un paio d'anni per andare a pieno regime, ma lasciatemi dire, per la prima volta c'è un percorso che è un progetto concreto. È un lavoro che vogliamo condividere con tutti, ha aggiunto Lucarelli. Per questo da metà ottobre si svolgeranno in più tappe gli stati generali del turismo. Sabato 10 al Teatro della Fortuna un incontro plenario dove saranno invitati insomma il mondo del ricettivo, il mondo degli eventi e della cultura, i sindaci del territorio, perché Joseph Eyark e Maggioli Cultura insomma ci apriranno la mente su quelle che sono le nuove frontiere del turismo anche dopo insomma l'epoca che stiamo attraversando. E ci saranno anche altri ospiti, altri interventi, insomma, che ci faranno aprire la mente su questo settore. Poi 14 e il 15, insomma, ci divideremo in tre laboratori, un laboratorio col mondo del ricettivo, un laboratorio col mondo culturale degli eventi e un laboratorio con i sindaci del territorio, perché questa volta vogliamo ascoltare le impressioni degli operatori e degli stakeholder e alla fine, insomma, un momento sociale. Sabato 17 faremo una visita della città perché crediamo sia importante raccontarla bene, ma crediamo sia importante anche socializzare bene tra di noi. L'obiettivo finale è creare un piano identitario della nostra città per far sì che tutti insieme possiamo trasferire un'immagine univoca, bella, interessante e che possa attirare turismo nella nostra città.